E ciao a tutti e bentornati alla run veterana con Flack su Borderlands 3. Oggi finalmente potremmo finire il DLC 2, quindi è tempo di fare l'ultima missione principale e completare il richiamo di Gideon. Andiamo a skippare ovviamente tutti i dialoghi, mentre guardiamo la versione potenziata di Deathtrap. E possiamo parlare col pesce e prendere un po' di loot. Tutto bianco, che schifo. Oh, regà, la perla! Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. La perla, regà! Me l'ero scordato che la ottenevamo adesso. Oh, grazie, Clappy. Okay. Abbiamo la perla, regà. Non è proprio fantastico come stat, ma è buona, dai, ci sta, ci sta. Niente più Snowdrift, ma marea di danno. Ok, crappi. Diamo anche un'occhiatina, giusto nel caso. Everblast, nulla di interessante, ne ha peccato. Bene, andiamo. Ci siamo lasciati una missione da parte al Bosco Ulcerato, che è quella che ci darà la Seven Sense, e la teniamo da parte per quando raggiungeremo 72 Chaos 10. E detto ciò, è tempo di arrivare mappa finale, missione finale e, si spera, boss finale. Anzi, probabilmente boss finale, anche se l'episodio dura un po' di più forse, o meno, non ne ho idea. Direi che è arrivato il momento di finire il DLC. Allora, ci conviene a noi? No, non ci conviene far nulla, sinceramente possiamo andare di qua. Facciamo prima. Qua giù c'eravamo già andati, quindi no problem. Okidoki. Ah. Sembra un piacere utilizzare la perla. Andiamo. Non sono accorto soltanto adesso che ci sono i barili radioattivi invece che con la fiammella c'hanno il sangue di Gideon dentro, forse, non ho idea. Non ho mai capito perché sta strada sia bloccata. Ci posso andare di là? Beh, forse si apre una volta finito il DLC, potrebbe essere. Ho anche controllato, noi abbiamo finito tutte le casse rosse e altre robe dalle altre mappe, praticamente. Quindi non dovremmo avere problemi da dire ci siamo scordati qualcosa, non ci siamo scordati qualcosa. Gage, perché torni indietro? Spiegami un attimo, perché devi tornare indietro, eh? Non tornare indietro. Vai avanti. Grazie. Gentilissimo. Certo che mi hai fatto fare tutto sto giro e c'ho il TP qua, Gage. Insomma. Non è che sia stata proprio la cosa più carina da fare, eh? Mamma mia. Adoro. Con la perla staccata. Adoro. Adoro, regà. Ah, finito l'effetto della perla. Ho lisciato un colpo. Aiaiaiaia. Pezzo di skin che non ho. Fantastico. Ok, vai. Spaccalo, zio.
Peccato che la perla non funzioni come lo stackbot. Ah, oh, vabbè, ci sta, dai. Ah, un po' di soddisfazione finalmente di one shot. L'ho lisciato, adesso non l'ho lisciato. Bonk. Bonk. Bonk e ancora bonk. Ok, Kelvod, come vuoi. Come preferissi. Non c'è problema. Ok, andiamo a delegare. Allora, qua dovremmo avere un paio di casse rosse. Una ovviamente sappiamo tutti dov'è. L'altra non dovrebbe essere troppo complicata. Abbiamo un po' di miniboss. Non mi ricordo minimamente dove siano le sfide dell'equipaggio in questo pezzo, quindi lo scopriremo solo vivendo, immagino. Ok. Più in profondità. Va buono, dai, raga. Allora. Ui. Ui, non è morto in un colpo. Ah, ecco. Adesso si ragiona. Qui che mi sono perso. Ah, sì. Ah, ecco. E ve che si era nascosto questo. Allora, qui non dovrebbe esserci nulla. Zigo zago, ma non c'è un cavolo qua. Soltanto munizie, quindi pace amen. Qua, idem. Audio e cosette varie. Frega nulla. Cos'è? Spawnano da sotto. Oh. Ok. Qua non ricordo. Cassa bianca, ok. Nulla di che. Vediamo un pochino. Ok, qua non vedo nulla, quindi facciamo un po' di strage. Rip, ho lisciato un colpo. Saperlo che spawnavano sopra, stavo sopra, ma mi scusi. Oh beh, ha fatto quello che doveva fare. Allora, ci sta forse una cassa... Hello? Ma davvero? Ma tra tutte le robe che potevi dropparmi, tra tutte le robe che potevi dropparmi, davvero? Che schifo. Coso? Ma ti levi anche, grazie. Malax Bane, che pena. Peccato che non ci siano dei cecchini dal decenti, a parte lo Sandok. Un po' triste. A proiettili normali non ce ne sono. Vabbè, proviamo anche questa, intanto che siamo qui. Chi sono io per non per dir di no? Insomma. Meh. Nulla di decente nemmeno qua. Bene. Non mi pare ci fossero sfide dell'equipaggio in quest'area. Qua ce ne sono, sì, due, ma ne abbiamo di spazio. Là ce n'è già una, quindi ancora meno. Qua nulla. Bene, bene, bene.
Sì. Ok, allora. Guarda che qua ci sono tutte le teste ancora, fantastico. Casissimo. Qua che abbiamo droppato? Un altro trainer e niente, raga. Solo dei trainer. Non ho capito perché mi dice di guardare le cose nelle pareti, ma... Ah, è un cesso con i sedili a mobili, ok, oggi capito, oggi capito. Boh. Sembra un consiglio molto a caso, perché a me non ricordo che succeda nemmeno una volta. Questo. Andiamo a ripararlo. Ah, devo aprire ogni scatola. Ah, va bene. La domanda è perché mi stia aiutando così tanto, Mostromo, non me lo ricordo. Ehi! Oh, ma è una mania ste... Ah, davvero, ne stiamo ottenendo una marea. Che tristezza. Vabbè, di qua non c'è altro, quindi... Rimpiango di averlo appena aperto. Sta vuoto. Ah, oh, volevo aprire quello sopra. E penso, io ci sto registrando pure un video. Allora. Ok. Ok, qua giù ci sta una cosettina da farmarci. Cucù, se può buccare. Un critch unito con... Beh. Vabbè. Se non sbaglio abbiamo fatto tutte le cacce di Hammerlock per sto DLC. Ah. Skin, ok. Per il resto possiamo rifiutare le robe inutili. Mi ricordavo di averne ottenute così tante. Ok. Perfetto. Le devo ridimare? Yes. Bene. Allora. Di qua l'abbiamo fatto. Poi. Di qua mi è sempre piaciuto sto pezzettino, ad essere sincero. Di qua non c'è nulla, soltanto munizie. Perfetto. Io mi lamento che abbiamo ottenuto una tripla A, raga, e poi mi droppa un barrage. Ma davvero? Ma posso dire che schifo? Tu che cavolo sei? Ma devoted, eh. Almeno.
qualcosina con un minimo di utilità, dai. Allora, qua che devo fare? Ah. Oggi capito, bro. Oggi... Oh, è vero che avevamo ottenuto la Nemesis. Orologio e tentacolo. Dai, è un incaricatore intero. Spettacolo come le porte siano letteralmente delle valvole del corpo di Gideon. Adoro, madonna. Sta mappa è una delle genialate di Borderlands, davvero. Quanto mi ero scordato della Nemesis, regà. Quanto me ne ero scordato. Mamma mia. Ok, torniamo al Walker però perché mi fa comodo che rimbalzino i critti, devo essere sincero. Quelli sicuramente aiutano. Bonk. Allora. La Nemesis magari lo usiamo nel DLC 3. Oh no, i nemici sono molto più visibili. Ehi. Non esiste che non muori. Ui, due colpi addirittura? Allora, qua non credo ci sia nulla, quindi possiamo andarcene da qua. Bonk. Mi piace che ci sono i cosi qua che combattono contro i mostri. Che risate. Ok, qua dovrebbe starci anche la statuina. Ehi, ce l'ho già. Ehi. Calma, calma. Allora, qua se non ricordo male è una bella scalata il giro che dobbiamo fare. Ah, perché devo arrivare là sopra anche, ok. E c'è anche sto segmento qua. Ok, facciamo le cose per volta. Allora, andiamo a vedere di qua intanto, che non mi ricordo minimamente che ci sia. Forse c'è una missione più avanti in futuro. Perché dubito che ci sia tutto questo segmento solo per una cassa bianca, onestamente. Ah, magari ci sarà qualcosa più avanti, vedremo. Whee! Ok. Poi. Allora, facciamo la scalata e andiamo su. Vediamo un po' come si faceva la scalata in quest'area. Da di qua. Perfetto. Allora, andiamo su. Sì, adesso arrivo statuetta. Non ti preoccupare che arrivo. Ah, poi devo fare il salto, mi sa, ne? Rido. Ah, devo buttarmi giù da là, ok. Vabbè, pace e amen. Rimanderò giù l'ascensore intanto che ci sono. Ok. Andiamo di qua.
Madò, sono quasi cascato. Ok. Oh, finalmente niente tripla. Sono quasi emozionato. Ok, dov'è la statuina? Ma che vuoi fa? Ma sta buona. Ok. Ora devo rifare il giro. Meno male che ho già mandato giù l'ascensore. Non so. Perfetto. E anche questo dovrei aver esplorato tutto. Vediamo un pochino. Ho preso tutto, sì. Manca una cassa rossa, che mo ci penso io a trovarla, sta cassa rossa. Qua possiamo bellamente ignorare. Ok, quest'area, se non ricordo male, è soltanto puro combattimento, non c'è letteralmente nulla di interessante. Possiamo proprio camminare dritto per dritto. Bene. Whee! Storm from peccato. Signori, è tempo di finire il DLC. Namo. Ovviamente questi filmatini non li skippiamo, dai, questi sono carucci. Ok. Allora, ovviamente andiamo a fa screenshot. Screenshot. Allora. Ah, posso farti male così direttamente? Bene. Grazie dell'invito. Bello che qua il Blade Fury, se non ricordo male, la supera la fase di immunità. Ok. Ma se io facessi direttamente così, no, eh? Ok. Dopo fai i cristalli. Quindi i cristalli bianchi sono quelli che... Ops. I cristalli bianchi sono quelli che danno più danno a Gideon. A posto. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Ehi. Vai, scendi. Oh, posso menarla, va. Bonk! Non me ne ero accorto che era scesa, va. Dove cavolo sta laserando? Poi lo sa solo lei. Sinceramente è sempre stato un po' deludente come boss. Cioè, più spaventoso giocando in The Binding of Isaac che giocarlo qua. Sarebbe stato più carino se fosse stato un bullet hell. Oh beh, ci si accontenta, che devo dire.
Beh, dai, meno male, Wainwright. Avevo tanta paura, anche io. Ma è finita. Alistair, è arrivato il momento. Adesso sposiamoci. Oh? Ma gli anelli. La maledizione è spezzata e questi anelli sono solo sfarzuoti gioielli. Dal cuore di una creatura della cripta. Pezzi da collezione. Beh, allora sono un collezionista. Cacciatore, vuoi avere tu l'onore? Ah, è vero, questo era uno dei pochi filmati dove siamo inclusi anche noi. Allora, pigliamoci soldini tutte cose. Qua dovrebbe aver droppato la Love Drill. Droppato una Tidal Wave. Ok. Ma guarda, prima di avere l'onore vado un attimino a guardare un attimo una ca... Torno subito a Mercocco. Giuro che torno subito. Ah. Oh, leggendaria. Krakatoa. Una Transfusion Tracker. Allora, vediamo un pochino. Krakatoa. Noi dovremmo avere ancora il Krakatoa al 14. O l'avevo buttato via il Krakatoa al 14? No, l'ho buttato via, c'è soltanto quest'altro. Quindi per il momento, visto che l'unico cecchino che abbiamo è un Layuda al 48, che è yikes. Clairvoyance, yikes. Projectile Recursion lo proveremo un giorno. Dictator lo lasciamo lì. Bene, ok. Allora, visto che abbiamo fatto un po' di pulizia così, Lancing Threat lo teniamo. Però adesso mi voglio pigliare un po' di Krakatoa. Lì. Qua ne ha droppato un cavolo. Adesso possiamo celebrare il matrimonio. Ma clappi quando sarebbe arrivato? Domanda. Siamo qui riuniti, circondati da carne ondulante. Bene. Per celebrare l'amore di due uomini. Ci puoi scommettere? Hammerlock, vuoi prendere? Senza un attimo di esitazione? Sì. Grazie al potere derivato dal mio ruolo che mi salva. Emissario della morte in questo mondo. Adoro. Ora potete scrominare le facce l'una sull'altra. Dai, senza bacio? Che tristezza. Ah, ecco, ok. Sembrava strano. Non me la ricordavo il finale col il cuoricino che si chiudeva. Ah, bene, clappi. Oh, aumento di livello. Ding! Signori, mancano 3 livelli e ce l'abbiamo fatta. Vamos. Allora, qui non abbiamo nulla da fare rimasto. Dovremmo avere però una missione da Aista. E infatti è tempo di Slash. Forse ci mandava dentro coso, dentro Githian, a prendere qualcosa per lo Slash. Forse era per quello. C'era quella stalzina in più. Vediamo un po'. Vediamo un po', intanto che ci siamo, facciamo sparire quell'epilogo lì, così non dobbiamo più pensarci. Allora, io direi che possiamo rimetterla a Snowdrift, perché tanto chi ci ferma più. Qua possiamo togliere tutto quello che non ci interessa. Fatemi vendere lo schifo. Bonk. E abbiamo ottenuto la Love Drill questa, che yikes. Allora. Ah no, forse lo devo menare direttamente il coso. Senza dover fare dei giri strani, visto che devo buttarmi giù. Davvero? E scommetto che erano le pallette gialle che ci stavano dentro Githian, eh? Immaginavo.
Vabbè, raga, facciamolo intanto che ci siamo, ve l'ho detto. Oggi l'episodio un attimo più lunghetto, magari, ma ci leviamo del tutto il DLC, a parte ovviamente la cosa che abbiamo tenuto per l'endgame e... mo' ci si scatena. Allora, così intanto abbiamo anche una possibilità più di ottenere un surrender. O anche no. Perché non ho mai... non sono mai tornato al menu principale. Meglio così, allora. Allora, immagino che le larve siano tutte all'interno di quella stanza là. Andiamo. Bello come non c'è nemmeno un nemico. Visto che non siamo tornati al menu principale, ci sono solo quei pochi che non abbiamo eliminato. Così almeno... infatti, la stanzetta che avevo visto l'altra volta che eravamo qua. Perfetto, va. Ah, devo farle esplodere e poi le devo pure raccogliere. Mica schifo. Ok. Perfetto. Andiamo a fare l'ultimo slash, dai. Contro un raid boss, finalmente. Che non so quanto camperà, è detto molto sinceramente. Non so neanche se viene fuori in modalità raid boss. Forse viene fuori in modalità raid boss solo con la modalità caos attiva. Non mi ricordo. Vediamo. Assolutamente non un problema. Slass. Vai. Slassa. Almeno non ha camminato stavolta, dai. Ok. Oh, l'invincibile. Penso che praticamente è come se avessi una red suite attiva. Ah, quindi fa danno. Ok, ci sta. Oh, guardate che carino, cucciolo. Era veramente un raid boss, dai, carino. Ok. Quindi in teoria mo ogni volta che torniamo al menu principale e torniamo lì, ce lo possiamo farmare tranquillamente. Almeno in teoria. Adesso ovviamente lo testiamo, eh. Che ci ha dato? Ah, il lamb. Tristezza. Ok, allora facciamo così. Noi... io l'ho buttata via la cosa. Io ho buttato via la King's Ball. Mi sento alquanto stupido al momento. Devo essere sincero, eh. Ho buttato via la King's Call e me ne sono accorto soltanto ora. Ok. Allora, facciamo così. Vediamo un pochino. Questa è elettrica corrosiva, quindi ci è
quasi inutile, però c'è il suo perché. C'è anche una buona consacrazione, adesso sincero. Ok. Allora, andiamo di Devoted. Vediamo se riusciamo a farmarlo di Devoted. Così anche confermiamo che abbiamo finito con gli Slass, eh. Quindi, torniamo lì. Torniamo dentro e vediamo un po' se funziona come dovrebbe. Allora, soprattutto se riusciamo a fargli il danno che penso, perché senza contavo di usare la King's Call, Queen's Call, ma è stato molto la cosa. Ok. Allora, fatemi mettere la perla, Devoted. Oli. Sì. Questa è stata ovviamente la scelta migliore. Ah, e poi ogni volta possiamo farmare l'arsenale, perfetto. Se dovremo farmare qualcosa in futuro siamo a posto. Signori, questo DLC direi che è finito, oserei dire. Abbiamo giusto un paio di cosine all'alloggio da prendere, ma queste cose secondo me sono più da fare più avanti. Andiamo a vedere la missione. Non possiamo prendere ancora la statua che c'è alla loggia, perché ci manca l'ultima statua che la faremo quando saremo 72 caso 10. Per il resto dovrebbe essere completo. Quindi diamo un'occhiatina. Abbiamo tutte le teste, sì. Skippiamo tutti i dialoghi, perché secondo me questa è tutta parlata. Che senso raggiungere la Cap devo tornare a Skittermo? Questa non me la ricordo, raga. Questa non me la ricordo. Che sia una missione che non ho mai fatto per un motivo o per l'altro, ma è impossibile perché ho 3 salvataggi al 100%. Quindi devo averla fatta. Troppo tempo fa devo averla fatta. Ok. Non è un problema. Finiamo questo epilogo allora. Quindi direi che possiamo rimettere la Snowdrift. Forse la si sblocca dopo aver raccolto tutti i regali, potrebbe essere. Ok. Non ho capito che devo fare, ma va bene. Questo si è esploso da solo. Complimenti a lui e famiglia. Ma quanti ce ne sono di sti qua? Ok. Quindi che vuoi che faccia? Ah, non è lo shotgun che ci spara le robe? Ok. Per una volta non ha perso la velocità in scivolata, fantastico. Dove devo andare? Quindi qua. Oh sì, non rovinare la sorpresa, dai, fai bravo. Ho trovato il nostro lato. Olla. Devi riempire il camion di proiettili per...
Ho già presi, Gage, li ho già presi. Ops. Allora, poi dove vuoi che vada? Vediamo un po'. Io non mi ricordo nulla di sta missione. Andiamo di qua. Ma certamente lo vado a liberare. Andiamo a fare il giretto di qua. Dov'è che devo andare per la precisione? Che sicuramente c'è un TP. Ah. Ero già andato in passato. Bene. Ignoreremo bellamente tutti i nemici che ci sono qua. Hop. Dov'è che mi vuoi, scusa? Ah, proprio su al massimo mi vuoi. Qui. Voi mi siete riusciti a far laggare PC con tutte queste esplosioni. Allora, capiamoci. Ma perché? Sì, sì, sì. Tu manda il messaggio che a me è proprio il frea niente. Andiamo di qua. Ehi. Perfetto. Ok, torniamo alla loggia. Così dovremmo aver concluso. E hop. Loggia sia. E vediamo un pochino. Io proprio non me la ricordo. Forse facciamo un enorme fuoco d'artificio a forma di cuore. Non me lo ricordo minimamente. So qui. Metterci una buona parola? Altri rituali di accoppiamento. Adoro. Coso, te ne vai quando devo prendere gli screenshot? Per favore. Perché mi è andata in cooldown? Lì. Ci volete mettere? C'è Clappy che balla, ci devo fare una foto e lui deve passare in mezzo. Ma io boh. Quante altre volte mi ricapita di avere Clappy che balla così? Ok. Infatti questo lo voglio sapere, non me lo ricordo.
Va bene. Bene, vediamo un po'. Ah, sì, secondo me questo è quello che ci dà. No, però lo shotgun che spara i cuori non ce lo dava mica Clappy? Non mi ricordo. No, era questo. Eccolo qui, il Firecracker. Oh, me lo ricordavo bene, scusate. Quello che fa... Che fa così. Che lo adoro. Ok. Bene. Adesso dovremmo aver finito anche con gli epiloghi. Rimane soltanto quella da Barton. Che ce ne frega molto poco. Signori, direi che per oggi abbiamo finito con questo mega episodio. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!